Dopo anni di rumors e di indiscrezioni, l'attesa per il ritorno del programma televisivo La Talpa potrebbe davvero essere finita. Nel corso degli anni vari annunci si sono susseguiti su un possibile ritorno, ma stavolta, forse, ci siamo. E tra i concorrenti c'è il grande nome. Martedì 16 luglio a Cologno Monzese, la Mediaset presenterà i propri palinsesti televisivi. Qualcosa più che una indiscrezione fanno pensare che in quella data il programma tanto atteso dal pubblico potrebbe ritornare sulle reti Mediaset ad allietare le serate degli italiani. Periodicamente si parla di un possibile ritorno del programma, ma fino ad ora non sono state confermate nuove edizioni. La combinazione di suspense, strategia e competizione ha lasciato un segno duraturo, e un eventuale ritorno sarebbe probabilmente accolto con grande entusiasmo dal pubblico. Questo, dunque, potrebbe essere l'anno buono, quello che vede realmente le telecamere riaccendersi sul set della Talpa. Il reality show italiano che ha avuto grande popolarità nelle sue edizioni. Il programma è andato in onda su Italia 1, inizialmente dal 2004 al 2005, con una terza edizione trasmessa nel 2008. È basato sul format belga, The Mole, e combina elementi di avventura, mistero e competizione. La Talpa, il ritorno e l'arrivo di un famoso concorrente. Il concept del programma è incentrato su un gruppo di concorrenti che partecipano a varie prove fisiche e mentali per accumulare un montepremi. Tuttavia, tra loro si nasconde un sabotatore, chiamato La Talpa, il cui compito è ostacolare le prove senza farsi scoprire. Gli altri concorrenti devono quindi cercare di individuare chi è la talpa per evitare l'eliminazione e aumentare le loro possibilità di vincere il premio finale. Uno degli aspetti chiave del successo del programma è il continuo senso di sospetto e la necessità di strategia. I concorrenti devono costantemente analizzare i comportamenti degli altri per capire chi sta sabotando le prove. Questo crea una dinamica di gioco psicologica molto intrigante sia per i partecipanti che per il pubblico. La Talpa è stato uno dei reality show più innovativi del panorama televisivo italiano, riuscendo a distinguersi grazie alla sua formula unica che mescola avventura e mistero. Nonostante siano passati diversi anni dall'ultima edizione, il programma rimane nel cuore di molti telespettatori italiani e viene ricordato come uno dei reality più avvincenti trasmessi in Italia. Tra i possibili concorrenti si è parlato anche di Veronica Peparini e Andreas Müller. Andreas, 28 anni, e Veronica, 53 anni, si sono conosciuti ad Amici di Maria De Filippi nel 2018. Per i due 25 anni di differenza, ma, soprattutto, un grande amore sbocciato. Dalla loro relazione sono nate due gemelline, Penelope e Ginevra, proprio il 18 marzo del 2024. Veronica era già madre di due ragazzi nati dalla precedente relazione. In queste ore, però, le voci su una sua possibile partecipazione al ritorno della Talpa vengono smentite. La donna, infatti, non lascerebbe mai le due piccole bambine di pochi mesi da sole. Per questo gli occhi sono puntati tutti su Andreas Müller. Per l'uomo, infatti, la partecipazione al reality show sarebbe certa, atteso che la Mediaset si decida ad annunciare la data per il tanto atteso ritorno del programma. La talpa che qualche indiscrezione dava come sostituto del Grande Fratello, invece, sarà un programma a sé con il reality di Signorini confermato in TV.